si è svolta a Roma lunedì 16 dicembre 2019, alla Sala Marconi presso la sede di Radio Vaticana, la presentazione del libro dal titolo I Papi di fronte alla telecamera, da Pio XII a Papa Francesco, di Martina Luise, pubblicato da Aracne Editrice. Il libro, che include l'autorevole prefazione del cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, l'introduzione di Sergio Zavoli e la postfazione di Raniero Lavalle, è una ricostruzione storica attenta e articolata che dal 1954, anno in cui viene attivata in Italia la trasmissione televisiva, analizza come i sommi pontefici si siano confrontati con il nuovo mezzo di comunicazione, da Pio XII a Papa Francesco attraverso Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, il lungo percorso dell'informazione vaticana si snoda con l'importante contributo di riflessioni e testimonianze di esperti e protagonisti nell'arco di oltre 60 anni di storia della Santa Sede. Nel volume, la cui realizzazione è stata possibile grazie a Marcello Gentile, fondatore dell'Ordine dei Santi Pietro e Paolo, particolare attenzione viene rivolta inoltre al grande ruolo che hanno avuto dapprima la RAI e successivamente TV2000 e il Centro Televisivo Vaticano nelle riprese e nella diffusione degli eventi legati alla figura del Papa, anche in connessione con i cambiamenti tecnologici intervenuti negli ultimi decenni. All'evento di presentazione, coordinato da Gennaro Colangelo, sono intervenuti insieme all'autrice il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Francesco Cocco Palmerio, presidente emerito del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la Comunicazione Vaticana, Valentina Alazraki, decana dei Vaticanisti della Santa Sede, e l'accademico Giuseppe Dalla Torre. Alcuni passi dal libro sono stati letti dall'attrice Alma Manera.